tessuto cartilagineo e tessuto osseo sono i tessuti connettivi di sostegno, sono i tessuti specializzati nel sostenere, sono i tessuti che formano l'impalcatura del corpo. Abbiamo parlato di tessuto cartilagineo e di come questo costituisca l'impalcatura dell'embrione e del feto in via di sviluppo. Occupiamoci ora dell'impalcatura dell'essere umano adulto. Parliamo di tessuto osseo. Il tessuto osseo è il maggior costituente delle ossa, gli organi facenti parte dello scheletro, impalcatura del corpo degli adulti e fonte di protezione degli organi molli, come, per citarne solo uno, il cuore. Le ossa sono ideali per costituire lo scheletro, principalmente per due loro caratteristiche: la resistenza alle forze di compressione, trazione e torsione, e il modesto peso. La leggerezza delle ossa, se ci pensate, è fondamentale e dipende dall'organizzazione interna di questo organo. Vediamo allora di andare un po' più in profondità. Il tessuto osseo, a differenza del tessuto cartilagineo, è riccamente vascolarizzato. È composto da due parti strettamente connesse tra loro, strettamente integrate. Una parte di composti organici, rappresentati da poche cellule e molte fibre collagene immersi in una sostanza fondamentale amorfa contenente glicoproteine e proteoglicani, e una parte maggioritaria di composti inorganici, principalmente rappresentati dal fosfato di calcio idrato. Le cellule presenti nel tessuto osseo sono di quattro tipologie, tre delle quali derivano l'una dall'altra. Le cellule osteoprogenitrici o pre-osteoblasti derivano dalle cellule mesenchimali e possono dare origine ad altre cellule osteoprogenitrici e a osteoblasti. Gli osteoblasti, le cellule che sintetizzano la matrice ossea. La matrice ossea, secreta dagli osteoblasti inizialmente, non è calcificata, viene chiamata osteoide e contiene solamente le componenti organiche della matrice del tessuto osseo, cioè le fibre collagene, le glicoproteine e i proteoglicani. Il processo di mineralizzazione avviene in un secondo momento e intrappola nella matrice ossea gli osteoblasti, che diventano allora osteociti. Gli osteociti, le cellule tipiche dell'osso maturo, derivano dagli osteoblasti, quando questi perdono la capacità di dividersi e di produrre matrice ossea. Gli osteociti però non sono cellule metabolicamente inerti. Gli osteociti infatti sono localizzati in piccole lacune ossee, ma presentano dei prolungamenti citoplasmatici che percorrono dei sottili tunnel chiamati canalicoli e si connettono con i prolungamenti citoplasmatici di altri osteociti. Si forma così una rete di scambio di nutrienti e molecole segnale. Rimangono gli osteoclasti, cellule che non fanno parte della famiglia di cellule appena descritta, ma derivano dai preosteoclasti, che sono cellule migranti di origine midollare. Gli osteoclasti sono cellule giganti deputate alla demolizione della matrice ossea, che vengono portate dal torrente circolatorio nelle zone in cui deve avvenire il riassorbimento osseo, nelle zone in cui deve essere demolita la matrice ossea. Vediamo ora la composizione della parte organica della matrice extracellulare del tessuto osseo.
Fibre collagene, caratterizzate dalla presenza di un maggior numero di legami crociati tra molecole di tropocollagene rispetto alle fibre collagene presenti nelle altre tipologie di tessuto connettivo. Questa caratteristica delle fibre collagene presenti nel tessuto osseo conferisce solidità. Sostanza fondamentale amorfa, composta da varie classi di macromolecole, quali proteoglicani e glicoproteine. Un esempio di macromolecola da citare è dato dall'osteonectina, la glicoproteina più abbondante e specifica del tessuto osseo, avente una particolare affinità per il calcio. La parte inorganica o minerale della matrice extracellulare del tessuto osseo è principalmente costituita da cristalli di apatite, cioè fosfati di calcio, e cristalli di idrossiapatite, cioè fosfati di calcio idrato, più piccole quantità di carbonato di calcio e di altri sali. Ora, il grado di mineralizzazione dell'osso non è costante durante tutta la vita, ma è invece molto variabile in base all'età dell'individuo e ad altri fattori quali la dieta. La massima percentuale di matrice minerale si raggiunge nell'età adulta e cala con l'invecchiamento. Una malattia frequente in soggetti anziani, principalmente donne, è l'osteoporosi, una malattia dell'apparato scheletrico caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento dell'architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea. Bene, analizzate la composizione e le caratteristiche del tessuto osseo, passiamo a studiare l'osso. Parlando di struttura macroscopica delle ossa, la prima macrodistinzione è tra le ossa compatte e le ossa spugnose. Le ossa compatte, come suggerisce il nome, sono dense ed omogenee e sono prive di cavità macroscopicamente visibili. Le ossa spugnose, invece, anche qui intuibilmente a partire dal nome, hanno un aspetto poroso simile a una spugna. Sono costituite da una rete di trabecole ossee che delimitano cavità dette midollari. Distinguiamo poi tre tipologie di ossa: le ossa lunghe, le ossa brevi o corte e le ossa piatte. Le ossa lunghe, come il femore nelle gambe o l'omero nelle braccia, sono costituite da tre parti: le epifisi, le metafisi e la diafisi. La diafisi, dal greco diaphosis, dal verbo che significa crescere attraverso, è la parte centrale di un osso lungo ed è composta da un cilindro cavo formato da osso compatto al cui interno si trova una cavità chiamata midollare perché contiene il midollo osseo. Le epifisi, dal greco epiphysis, dal verbo che significa crescere sopra, sono le due estremità dell'osso lungo. Sono principalmente costituite da osso spugnoso ricoperto da una sottile lamina di osso compatto e poi nelle superfici articolari dalla cartilagine articolare vista nella scorsa lezione. Tra la diafisi e le epifisi troviamo le due metafisi, nome composto di meta e diafisi, dove meta deriva dal greco metà che significa dopo la diafisi. Le metafisi quindi si trovano dopo la diafisi e sono zone di accrescimento dell'osso che fino all'età adulta sono costituite da cartilagine ialina metafisaria. Per sintetizzare, l'osso compatto è maggiormente presente dove è necessaria resistenza longitudinale, come nella diafisi, mentre l'osso spugnoso è maggiormente presente dove le forze vengono applicate da varie direzioni, come nelle epifisi.
le ossa brevi o corte, come le ossa del carpo, cioè le ossa del polso, similmente alle epifisi delle ossa lunghe, sono costituite da osso spugnoso ricoperto da uno strato di osso compatto. Le ossa piatte, come lo sterno, sono costituite da uno strato centrale di osso spugnoso, detto diploe, rivestito internamente ed esternamente da due strati di osso compatto. Passando alla struttura microscopica delle ossa, dobbiamo parlare di periosteo e di endosteo. Il periosteo, dal greco peri che significa intorno, e osteon, che significa osso, è costituito da tessuto connettivo fibrillare denso, non calcificato, ma largamente vascolarizzato, che circonda la superficie esterna delle ossa non articolari. Il periosteo è composto da uno strato esterno fibroso, largamente vascolarizzato e contenente molte fibre e poche cellule, e uno strato interno a contatto con l'osso, detto strato osteogenico di Ollier, ricco di cellule osteoprogenitrici. Nell'adulto, queste sono quiescenti e possono attivarsi in caso serva riparare o rimodellare l'osso, mentre durante la crescita sono osteoblasti attivi, secernenti matrice ossea. Il periosteo ha la caratteristica di inserirsi sull'osso tramite le cosiddette fibre di Sharpey, che sono fibre collagene perforanti. L'endosteo, dal greco endon, che significa dentro, e osteon, che significa osso, è una sottile lamina discontinua di cellule pavimentose, che rivestono dall'interno le trabecole dell'osso spugnoso, le superfici interne della cavità midollare e le superfici interne dei canali vascolari dell'osso compatto. Come per il periosteo, le cellule dell'endosteo durante lo sviluppo sono osteoblasti attivi, mentre in età adulta sono cellule osteoprogenitrici. A livello microscopico il tessuto osseo si può distinguere in tessuto osseo lamellare e tessuto osseo fibroso non lamellare. Nel tessuto osseo lamellare, le fibre collagene della matrice extracellulare sono disposte in lamelle parallele, tra le quali si trovano gli osteociti. Questo tipo di tessuto costituisce lo scheletro definitivo dei mammiferi adulti. Nel tessuto osseo fibroso non lamellare, le fibre collagene della matrice extracellulare sono raggruppate in grossi fasci paralleli o intrecciati e gli osteociti sono compresi tra questi fasci. Questo tipo di tessuto viene sostituito da tessuto osseo lamellare nei primi anni di vita. Nell'adulto costituisce il cemento dentario ed appare nei processi di riparazione delle fratture ossee, quando cioè l'osso viene riformato. Analizziamo un po' meglio l'organizzazione delle lamelle ossee nell'osso compatto e nell'osso spugnoso. Nell'osso compatto le lamelle ossee formano quattro tipi di sistemi: il sistema circonferenziale esterno, gli osteoni, il sistema delle lamelle interstiziali e il sistema circonferenziale interno. Il sistema circonferenziale esterno è costituito dalle lamelle situate sotto il periosteo. Gli osteoni o sistemi aversiani sono le unità strutturali dell'osso compatto e sono costituiti da lamelle concentriche disposte attorno a una cavità contenente fibre nervose e vasi sanguigni, rivestita internamente di endosteo, chiamata canale di Havers. Canali di Havers di osteoni vicini sono in comunicazione tra loro tramite i canali perforanti di Volkmann, cioè canali trasversali. Il sistema delle lamelle interstiziali è costituito dalle lamelle che riempiono gli spazi tra gli osteoni, da cui derivano.
Le lamelle interstiziali sono infatti residui di osteoni riassorbiti nel rimodellamento osseo. Il sistema circonferenziale interno è costituito dalle lamelle situate intorno alla cavità midollare centrale. Nell'osso spugnoso, infine, i sistemi lamellari formano semplici trabecole rivestite da endostio e costituite da lamelle parallele addossate le une alle altre e osteociti. Le trabecole, non attraversate da vasi sanguigni e orientate in maniera irregolare, delimitano varie cavità intercomunicanti occupate da midollo osseo. Nell'osso spugnoso i vasi sanguigni sono presenti nelle cavità midollari. Bene ragazzi, anche per questa lezione è tutto. Restate connessi con me e con la biologia e, al solito, fatemi sapere se vi sto aiutando iscrivendovi al canale, mettendo un like e commentando. Ciao e buono studio a tutti!